Su uno sperone di roccia, a protezione della valle sottostante, sorge il Castello Pietra, il cui nome deriva dal luogo su cui si insedia. La fortezza, che imponente sovrasta il territorio, è uno dei simboli più importanti del potere che la città di Calliano ha avuto nel passato. Calliano, che sorge a valle, alla confluenza di due fiumi, lontano si intravede dalla torre del castello, con le sue case e la sua terra ricamata da un intreccio di vigneti. Storicamente Calliano è sempre stato un po' un porto di mare, infatti è sempre stato un crocevia di scambi commerciali, culturali, economici, l'asta della Gese stessa sulla quale sorgeva un porto all'epoca, era un'arteria fluviale che permetteva lo scambio, il trasporto di merci, quindi favoriva il commercio. Questo ha permesso alla comunità di aprirsi, di essere quindi abituata al nuovo che arriva, a conoscenza di persone diverse, senz'altro non una comunità chiusa, ma una comunità aperta, rivolta verso gli altri. Il mirabile castello risale al XIII secolo, ma fu più volte ampliato fino al raggiungimento della forma attuale nel 400. A questo periodo risale la stesura degli affreschi nella Sala del Giudizio, la più importante ed affascinante dell'intera struttura. Bye.
I dipinti murali raffiguranti il giudizio di Salomone, la caccia al cervo e all'orso, sono interessanti per il loro stile e per la testimonianza storica che riportano. Dall'antica fortezza in lontananza si intravede Castelbeseno, sentinella suprema dalla bellezza incredibile.